Questo video illustra come realizzare misure di conducibilità elettrica di soluzioni con attrezzatura online Pasco Science Workshop. Questo video non si propone un esperimento in particolare, ma di realizzare misure di conducibilità di una soluzione molto semplice, ottenuta sciogliendo in acqua distillata del comune sale da cucina. È importante che questo video venga utilizzato per familiarizzare con le procedure di taratura del sensore di conducibilità. Il video include istruzioni sia per Science Workshop che per il nuovo software Data Studio. L'attrezzatura necessaria per realizzare questi esperimenti è estremamente semplice e dovrebbe essere reperibile in qualunque laboratorio di chimica. Sale, acqua, contenitori, una bilancia di precisione, due bottiglie di acqua minerale, ora vedremo perché, oltre naturalmente al computer, l'interfaccia e il sensore di conducibilità elettrica CI6529. Per tarare il sensore di conducibilità elettrica potete utilizzare semplicemente due bottiglie di acqua minerale naturale scelte in base alla conducibilità elettrica riportata sull'etichetta, una molto bassa e una abbastanza alta. Questi sono valori abbastanza facili da trovare. Abbiamo riportato sulle etichette i valori in microsiemens della conducibilità elettrica dichiarata a 20 gradi, che è più o meno la temperatura ambiente. La taratura del sensore non comporta particolari difficoltà. Cominciate col selezionarlo trascinando l'icona che rappresenta i sensori analogici sul canale A dell'interfaccia e scegliendo dalla lista sensore conducibilità. Ok. Fate poi doppio clic sull'icona del sensore. Vi compare la finestra di taratura. Ovviamente il sensore è stato collegato al canale A dell'interfaccia e l'interruttore di guadagno posto sul sensore è stato spostato sulla posizione 20K. La sonda vera e propria è collegata all'amplificatore che costituisce il corpo del sensore mediante un connettore BNC. Immergete la sonda del sensore nell'acqua a conducibilità più bassa e agitatela dolcemente per qualche secondo. Aspettate qualche istante che raggiunga la stessa temperatura dell'acqua. Su questa finestra leggete in questo punto il valore in volt che sta leggendo in quel momento il sensore. Andate nella casella valore basso e scrivete il valore di conducibilità dell'acqua letto sull'etichetta, nel nostro caso 317. Quando questa lettura è stabile, a meno di qualche millesimo di volt, cliccate il tasto Leggi ora. Spostate poi la sonda nella bottiglia di acqua a conducibilità più elevata. Ancora una volta, date qualche secondo di tempo per l'ambientamento e agitate per qualche istante. Ovviamente sporcate un'acqua con l'altra, ma la quantità di acqua che rimane attaccata al sensore è assolutamente trascurabile. Tenete d'occhio ancora una volta il valore di lettura in volt, che dovrebbe essere stabile a meno di qualche millesimo. La risoluzione tipica è 5 millesimi. Quando la lettura è stabile, selezionate la casella valore alto e scriveteci il valore alto, cioè il valore di conducibilità elettrica dell'acqua più conduttiva che leggete sull'etichetta, nel nostro caso 1388. La lettura è stabile, leggi ora ovviamente del valore alto. A questo punto il sensore è tarato. Ok. Prepariamoci allora per un semplice esperimento. Verificheremo come varia la conducibilità elettrica di 500 g di acqua distillata in cui vengono sciolti 5 centesimi di grammo di sale alla volta. Disponiamo il software con opzioni di campionamento, tastiera, cioè verrà effettuata una misura ogni volta che viene dato l'input da tastiera. Come parametro inserite sale aggiunto e come unità di misura centigrammi.
Naturalmente è possibile lavorare in concentrazione molare conoscendo i pesi molecolari. Ok. Predisponete un display digitale trascinandolo sul sensore e chiedete di visualizzare conducibilità 0,20 K. Visualizza e predisponetene un altro identico, ma una volta che si è aperto sullo schermo lo modificate cliccando sul bottone grande e scegliete sale aggiunto 100 g. La bilancia di precisione, predisponete 4 o 5 cartine, ciascuna delle quali contiene una piccola quantità di sale. Noi, disponendo di una bilancia al 100° di grammo, abbiamo ritenuto prudente usare step di almeno 1/10 di grammo. Incominciamo a registrare con Alt R. Il computer mostra qual è la conducibilità che legge adesso nell'acqua distillata, un valore molto basso, e chiede quanto sale è stato aggiunto fino adesso. Fino adesso è stato aggiunto 0, per cui si dà misura ora. Il computer suggerisce come valore successivo 10, che è giusto. Noi prendiamo la prima cartina da 10 centigrammi, la svuotiamo nell'acqua, agitiamo col sensore stesso e attendiamo qualche istante che la lettura si stabilizzi. Quando la lettura è stabile, tenete conto che con questa risoluzione avete una risoluzione appunto di circa 10 microsiemens, diamo misura ora. Il computer chiede 20 milligrammi, centigrammi. Aggiungiamo altri 10 centigrammi. Agitiamo nuovamente, attendiamo qualche secondo che la lettura sia stabile e cliccate misura ora per fare la seconda misura. Vi chiede adesso 30 centigrammi. Svuotiamo una terza cartina nella nostra acqua, agitiamo col sensore. Attendiamo che la lettura si stabilizzi e misuriamo con misura ora. Proseguite così fino all'esaurimento delle cartine. Vediamo ora la stessa procedura con data studio. Alla partenza avete la fotografia dell'interfaccia che il computer ha trovato collegata e la lista dei sensori, normalmente in ordine alfabetico. Scegliete Conductivity Sensor, basta farci sopra doppio clic e Data Studio lo connette al primo canale libero, normalmente A. Doppio clic sull'icona del sensore, scegliete la scheda Calibration, ponete la sonda nell'acqua da 1388 o comunque quella del valore alto e scrivete in questa casella il valore, nel nostro caso 1388. Take reading. Spostate la sonda nell'acqua a conducibilità più bassa e scrivete qui il valore di conducibilità dichiarato, nel nostro caso 317. Quando la lettura in tempo reale, che è questa, si è stabilizzata, scegliete Take reading. Ok, il sensore è così calibrato. Per questa prova con data studio utilizzeremo acqua di rubinetto anziché acqua distillata e abbiamo preparato le 5 dosi da 10 centigrammi l'una di sale. Per predisporre data studio ad una raccolta dati secondo tastiera scegliete il pulsante opzioni e selezionate la casella Keep samples on button or menu item. Selezionate anche la casella che compare sotto, che vi dice di poter entrare un dato da tastiera. Nella finestra che compare, compilate le caselle Name, mettendo sale aggiunto. Come Description potete utilizzare centigrammi di sale disciolto. Come Variable Name utilizzate ancora sale.
come unità variable units utilizzate centigrammi e lasciate pure come sono le altre caselle. Ok. Ok. A questo punto prendete il simbolo che è comparso accanto a default keyboard data e trascinatelo sull'icona table nella parte inferiore. Compare una tabella con tempo, time e sale centigrammi aggiunti. Col tasto orologino rimuovete la colonna del tempo e trascinando il simbolo del sensore dalla lista in alto a sinistra sulla tabella, dividerete la tabella in due colonne, sale a sinistra e conducibilità a destra. Cliccate ora il tasto Start sulla barra di controllo. Compare la lettura che viene dal sensore di conducibilità, adesso è ancora nell'acqua a più bassa conducibilità, e a destra i grammi di sale aggiunto, centigrammi di sale. Portiamo il sensore nell'acqua di rubinetto. Agitiamo leggermente. Il valore sale intorno a 600. Noi effettivamente vogliamo associare questo valore a 0 centigrammi di sale aggiunto, per cui schiacciamo il tasto Keep, prendi la misura. Il sensore continua a dare una lettura in tempo reale, mentre qua possiamo inserire i centigrammi di sale aggiunto. 10. Li aggiungiamo effettivamente all'acqua e, come abbiamo fatto prima, sciogliamo il sale col sensore, attendendo che la lettura si stabilizzi. Quando la lettura è stabile, Keep. Notate che in Data Studio è possibile editare indipendentemente le due colonne. O meglio, quella del valore inserito da tastiera è editabile, l'altra viene riempita dal sistema. Quindi possiamo direttamente dalla casella dove abbiamo messo 10 battere invio, la successiva viene riempita con 20, battere invio 30, 40, 50 e così via, e abbiamo già pronte le varie caselle relative, cioè queste dove andrà inserita la misura. Ora aggiungiamo altri 10 centigrammi, al solito agitiamo col sensore e quando la lettura è stabile basta premere Keep affinché il sistema attenda il valore successivo e direttamente sulla tabella leggeremo che il valore successivo è quello atteso con 30 centigrammi e così via. In Data Studio conviene prima riempire tutta la colonna dei valori attesi da tastiera, nel nostro caso i centigrammi di sale, e poi fare le misure tutte di fila. Adesso abbiamo messo gli ultimi 10 centigrammi di sale, la lettura si sta stabilizzando. Keep. Abbiamo terminato. Possiamo premere il tastino rosso che si trova a fianco di Keep. Termina. Per visualizzare i dati in tabella, trasciniamo il Run 1 della conducibilità sull'icona Graph, si apre un grafico della conducibilità in funzione del tempo, prendiamo ora il Run 1 del sale aggiunto, cioè i dati entrati da tastiera, e lo trasciniamo sull'asse orizzontale, fin tanto che non compare un rettangolo fatto a dotted. Lasciate e otteniamo il grafico della conducibilità in funzione del sale aggiunto. Dalla lista Fit provate a scegliere Linear, la seconda voce, e otterrete la migliore retta passante per i dati. Come si vede, il fit è molto buono in questo caso. Il file conducibilità.ds è fornito su questo stesso disco. Si possono eseguire interessanti esperienze utilizzando il sensore di conducibilità elettrica e uno di temperatura, mentre si scalda una soluzione di conducibilità nota a temperatura ambiente. Questo grafico, che potete trovare su questo stesso disco col nome conducib2.sws, apribile sia con Science Workshop che con Data Studio,
mostra conducibilità sopra e temperatura sotto di una soluzione scaldata progressivamente alla temperatura ambiente fino a circa 50 gradi. Un grafico di conducibilità in funzione della temperatura mostra come la variazione sia molto vicina ad essere lineare. Questo vi può indurre a pensare sulla precisione della taratura in base alla differenza tra la temperatura ambiente e quella per cui la conducibilità dell'acqua minerale è stata misurata con precisione. Per qualsiasi informazione o anche per una semplice curiosità, contattateci. I nostri servizi tecnici e commerciali sono a vostra disposizione.